Ciao a tutti ragazzi, un saluto da parte di Bianconero Me, buona giornata a tutti quanti. Dunque, si è concluso il turno di campionato e con dei risultati sicuramente a sorpresa, ma fino a un certo punto a sorpresa, che abbiamo avuto il pareggio della Juve nel derby, la sconfitta interna dell'Inter col Sassuolo, il pareggio del Milan a Salerno, volendo la sconfitta dell'Atalanta a Firenze, ma questa qui una sorpresa non è, perché comunque Firenze è un campo difficile. E qui è stata una giornata un po' strana sotto certi versi. Qualche squadra prevede dei rimpianti, tipo il Milan che vincendo a Salerno adesso potrebbe essere a più 4 sull'Inter, o la Juve vincendo il derby poteva essere a 4 punti sulla Dea, o la stessa Dea che vincendo a Firenze poteva essere a pari punti con la Juve con una gara in meno. Insomma, qualche squadra sicuramente può vedere impianti. Ma io però vorrei chiedere, uno vorrei fare una domanda ai miei amici anti-allegriani, no? Di per dire, la vostra concezione di bel gioco, esattamente, qual è? È l'Inter di Simone Inzaghi? Che perde col Sassuolo? È la Lazio di Sarri? Che pareggia Udine? È il Milan di Pioli? Che pareggia a Salerno, nonostante la Salernitana abbia rivoluzionato una rosa e nonostante abbia preso un allenatore comunque bravo che in altre piazze ha fatto miracoli. Qual è la vostra concezione di bel gioco? Spiegatemelo, perché comunque vorrei ricordarvi che se è vero l'Inter è prima in classifica, scusa, seconda in classifica, il Milan è prima in classifica, ma mi sembra che esprimano questo gioco esaltante, però vengono tra virgolette esaltate perché sono là, giusto? Perché comunque poi alla fine del campionato quello che conta è essere primi. Come ho detto già altre volte, a fine campionato non c'è un albo d'oro con scritto campione del bel gioco, campione del brutto gioco, campione del gioco spettacolare, non c'è quell'albo d'oro. Alla fine nell'albo d'oro c'è chi arriva primo, è quello che conta sempre nel calcio. Qual è la vostra concezione di bel gioco? Vorrei che qualcuno lo spiegasse, perché se parliamo del City di Guardiola, del Liverpool di Klopp, o se parliamo del Real Madrid di Zidane quando ha fatto altre volte di finale Champions, allora dico ok, bel gioco, ma che giocatori aveva Zidane? Voi provate a dare ad Allegri, adesso faccio i nomi, ad Allegri Marcelo, Sergio Ramos, Casemiro, Asensio, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. Provate a dare ad Allegri questi giocatori qua. Provate a dare ad Allegri, che ne so, Xavi, Iniesta, Pujol, Piqué, no, Messi, dei tempi belli parlo, Date ad Allegri questi giocatori qua. È facile poi dire quello gioca bene quando in campo hai gli interpreti che ti posso far giocare bene, no? Perché Allegri, quando aveva il Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba, Tevez, Morata, no? È andata a vincere a Dortmund 3-0, è andata a vincere a Manchester col City 2-1 in rimonta, ok? Ha fatto una partita spettacolare a Monaco dove per un soffio siamo passati. Ha fatto una rimonta clamorosa a Madrid dove poi ci diedero quel rigore al 94esimo che siamo usciti, vi ricordate, no? 3-0 Torino perso, 3-0 a Madrid al 90esimo rigore di Ronaldo. Però queste cose non si ricorda la gente. È facile poi dirmi quello gioca bene, che spettacolo il City, che spettacolo il Real, quando in campo hai gli interpreti che ti possono permettere di fare quel tipo di gioco. È chiaro che se tu c'hai Rabiot, Bernardeschi, Ramsey, no? Questa gente qua, è normale che comunque, cioè, la squadra non rende perché comunque gli interpreti sono quelli che sono, no? È normale. Quindi io vorrei capire da voi qual è la vostra concezione di bel gioco. No, qualcuno me lo deve spiegare, no? Perché se no io chiedo alla società di comprarmi 4 attaccanti forti, 5 centrocampisti forti,
gioco con il portiere in porta 1-5-4, no, e sono a posto. Ma purtroppo non è così, purtroppo. Cioè, infatti si è visto, no, arrivati Zaccaria e Vlahovic, tolta purtroppo il derby che è stato, diciamo, una brutta partita, però già Verona si è vista una Juve migliore. A Bergamo io ho visto una buonissima Juve. Quindi cambiando soltanto due giocatori, due, non cinque, due giocatori, comunque dei passi avanti, anche sotto l'aspetto di quello che voi chiamate il gioco spettacolare, io personalmente l'ho visto. Verona e Atalanta, e anche un pochettino con Sassuolo, tolti i primi 10 minuti del secondo tempo. E abbiamo cambiato due giocatori. Quindi, capito? Uno gioca bene anche in base agli uomini che ha. Se io ho le mezze cartucce, puoi anche metterci lì sulla panchina Juve, Klopp, Guardiola, Zidane, Mourinho, che ne so io, chi c'è ancora di più bravo in giro, Ancelotti, ci puoi mettere chi vuoi. Ma fidatevi che non cambierebbe il risultato, eh. Perché voi pensate che cambiando Allegri e mettendo, che ne so, un Zidane, un Guardiola, questa Juve migliori? Con questi giocatori? Dai, su, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Cioè, cerchiamo un pochettino, quando si parla di calcio, di ragionare e pensare anche alle cose, no? Come devono essere. Ripeto, date ad Allegri il Real Madrid di Zidane, quello che ha vinto tre Champions consecutive, dateli quella squadra. Che parliamoci chiaro, quella squadra, se andavo io ad allenarla, probabilmente vincevo le stesse cose, o chiunque altro. Se andava anche un De Zerbi con quel Real Madrid, avrebbe vinto sicuramente le stesse cose, con tutto rispetto per Zidane, sia chiaro, che comunque tre Champions consecutive è tanta roba, giù il cappello. Però, vabbè, detto questo, ragazzi, questo è il mio pensiero di mattinata. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e fino alla fine forza Juventus. Ciao, ragazzi.